esagerare, far mai finta di sudare, e se hai mano sono mosche, prova a darci anche del tuo, è l'importante esagerare. Terminato, consigliere Marzi. Ci sono altre richieste, no? Ah sì sì, chiedo scusa, consigliere Raffa, aveva chiesto la parola. Anch'io due questioni molto veloci, sindaco. La prima è rispetto ad una questione che negli anni scorsi ha avuto un grande successo, una iniziativa che era ormai attiva da diversi anni e che vedeva la partecipazione di migliaia di persone. Ho avuto diverse segnalazioni che mi chiedono come mai quest'anno il cinema Sotto le Stelle si è spento. E volevo capire stelle. Bene quello che è successo, dicevo, con qualche battuta, velocemente, anche perché questa iniziativa negli ultimi tempi sembrava fosse, come dire, stata finalmente incanalata verso il binario ottimale, ideale, mentre prima la gestione portava scompensi per l'amministrazione, poi c'è stato detto invece che era stata trovata la quadra anche dal punto di vista economico, e invece all'improvviso il quadro del cinema si è spento. Quanto è visto per l'esercizio di interesse negli altri anni? C'è stato l'interesse da parte di privati, quest'anno non si è registrato. Naturalmente non eravamo in grado noi di sopperire, di sopparcarci, quello che può essere un onere incerto, perché in quel caso serve una programmazione. Da soli non abbiamo la licenza per fare quel tipo di attività, quindi non c'è stato nessun tipo di concreto interesse da parte dei privati che in passato avevano gestito la manifestazione. Se prima, quando la consiglio di comunale ci metteva i soldi, riuscivano a fare il profitto. Hanno fatto sempre il profitto. Sono scelte importanti. Abbiamo coinvolto tutti i quartieri, purtroppo non vendiamo più noccioline e pomodoro come fatto in passato con l'assessorato. Prego, andiamo avanti. L'interrogazione relativa alla vicenda della sentenza, delle sentenze che riguardano la Sorco. Allora, quei procedimenti sono relativi soltanto a due parti processuali, ossia la Sorco da una parte e alcuni lavoratori. Il comune non è stato pure lontanamente coinvolto, e l'oggetto del procedimento, come non poteva del resto essere coinvolto, e adesso rappresenteremo perché, l'oggetto del procedimento è la legittima rivendicazione da parte di alcuni lavoratori che non sarebbero stati, anzi possiamo utilizzare questo caso indicativo, non sono stati chiamati, c'è una sentenza rispettata, non sono stati chiamati nel rispetto di quella che era la delibera dalla quale partì questa amministrazione comunale, cioè l'amministrazione comunale fece sostanzialmente questo tipo di bando. Chi vuole può concorrere al bando, ma con l'obbligo di chiamare tutti i lavoratori, di invitare tutti i lavoratori che fino a quel momento erano all'interno del bacino della Montiservizi per verificare se vogliono effettivamente stipulare il contratto di lavoro, purtroppo a condizioni differenti, qualitative e quantitative, rispetto a quello che era il contratto di lavoro che erano in vigore fino a quel momento. Quindi? Il contratto di lavoro che erano in vigore fino a quel momento non con l'amministrazione comunale, ma che erano in piedi con un soggetto terzo che non era neppure qualificato come società in house, perché all'interno di quella società il comune aveva un accordo di partecipazione attorno al 20%, quota minoritaria che non dava la possibilità per comune giurisprudenza, per comune percezione anche minima del diritto, di qualificare quella società come se fosse una società in house. Quindi che cosa è avvenuto? Il magistrato di prime cure ha disposto la riassunzione con quello che è il pagamento, non c'è la motivazione, però il dispositivo abbiamo avuto modo di leggerlo, è chiaro, quindi si parla di riassunzione con il pagamento delle mensilità che sono maturate per una prestazione che sicuramente era stata offerta o sarebbe stata offerta da parte dei ricorrenti nel caso in cui la società avesse adempiuto. Quindi c'è un adempimento da parte di un soggetto che non è certamente concessionario, è un aggiudicatario di servizi comunali, quindi non siamo nemmeno in regime di concessione. Il problema che invece si può prospettare dietro l'angolo non riguarda tanto questa sentenza o le sentenze similari, perché sappiamo tutti che le sentenze hanno forse quello di legge tra le palle, non tra i soggetti che sono rimasti strani, e nessuno ha neppure lontanamente ipotizzato fare una chiamata in causa del comune, perché non c'erano naturalmente le condizioni. Il problema è che invece si sta ancora maturando, insomma, sotto la cenere, e stiamo attendendo un esito conclusivo di questa materia, perché noi abbiamo dei rumors in questo senso, ma non abbiamo degli atti processuali in senso stretto, riguarda
il procedimento aperto innanzi alla Corte dei Conti nella valutazione di un danno erariale che va dai 4 ai 5 milioni di euro relativamente all'affidamento di quei servizi, cioè la procura della Corte dei Conti ritiene che l'affidamento diretto a quei servizi, non essendo un affidamento ad una società in house, quindi non essendo un affidamento al soggetto stesso appaltante, ma ad una società nella quale il Comune aveva all'epoca soltanto il 20%, e con discutibili criteri di mercato, quindi andando oltre quello che era il profilo della normale concorrenza, abbia creato all'amministrazione comunale di Frosinone, a quella di Alatri, che la produce un danno di 4-5 milioni di euro. Ecco lì, naturalmente, bisognerebbe fare una riflessione seria, che però insomma oggi non siamo in grado di fare, perché non abbiamo l'aspetto conclusivo di quel procedimento, quindi quel danno erariale è un danno insomma che poi va valutato in grado salsi. Quindi allo stato attuale non abbiamo motivo naturalmente di fare delle appostazioni di bilancio per quanto riguarda profili che non sono assolutamente né subiudice e che sotto il profilo probabilistico, grazie al cielo, almeno su questo ci vedono molto lontano. 3 milioni di euro responsabilità solidale da parte dell'ente, questo è chiaro, e noi vi chiameremo a soddisfare le richieste dei lavoratori. Allora, complimenti per l'operazione.